E ora passiamo al Veneto, Marco Mazzi. Cercherò di mettercene otto. Ringrazio dottoressa Padula e i colleghi per l'invito. Io taglierò molto, nel senso che parlerò. Scusa? Sì, vado. Si è piantato. Parlerò rapidamente di alcuni problemi in positivo e in negativo dell'esperienza di Verona, quindi mi localizzerò sull'esperienza di uno dei quattro poli della Regione Veneto. La Regione Veneto è una regione che ha lavorato, partendo dalla normativa nazionale, no notevolmente su decreti che hanno modificato via via la situazione dell'assetto della scuola. Mi punterò soprattutto su quello del 2008, che è stata la riorganizzazione, una parte della riorganizzazione della formazione specifica del dispositivo didattico regionale. Quelle delibere non cambiarono l'aspetto fondamentale della scuola veneta, che ha lasciato da sempre una grandissima autonomia culturale, ma soprattutto didattica, ai quattro poli, più i due poli di sovrannumerari che sono situati nella provincia di Venezia e di Rovigo. Partendo da questa situazione, vi presenterò qualcosa di quello che stiamo facendo a Verona, che è il polo dove io lavoro. Innanzitutto questa tabella che identifica due problemi: uno è il fatto che siamo andati a regime, che abbiamo 10 anni di lavoro alle spalle, nel bene e nel male, e che gli allievi sono scesi gradualmente, sia in ambito regionale che in ambito locale, però per risalire a un gruppo di tre classi che sono di fatto gli utenti che noi seguiamo a Verona. Queste tre classi di allievi in formazione, colleghi in formazione, sono prevalentemente di donne, questo è stato evidenziato bene stamattina, è inutile tornarci sopra. Quello che mi interessa dire è che noi lavoriamo sui quattro poli con un team tutoriale che è abbastanza nutrito. Se consideriamo per esempio la nostra esperienza, 36 tutori di medicina generale, non tutti attivi ovviamente, una trentina attivi, 34 tutori di attività pratiche nei vari settori, e un'equipe di cui vi parlerò in questo mio brevissimo intervento. Quella revisione del 2008 portò l'organigramma del team didattico ad un'evoluzione, secondo me, abbastanza ardita, che comunque ha causato e ha provocato delle modifiche nell'operatività di lavoro, anche delle modifiche di esperienza che io non toccherò dettagliatamente oggi, ma che volevo sottolinearvi. Siamo passati cioè da un team di 3 persone che servivano 10 o 20 allievi a un team di 12 persone con funzioni in parte definite, in parte da sperimentare, che seguono la classe. Un polo, il nostro polo, nelle quattro province che ho presentato prima, è formato da tre classi di circa 10, 9, 10 allievi in formazione o colleghi in formazione, per essere più precisi, ognuno dei quali viene seguito da un team di quattro tutori, un coordinatore della ricerca e due coordinatori della didattica per classe. La cosa interessante è che non è stata sperimentata in tutti e quattro i poli, perché è stata lasciata un po' alla vocazionalità e alla capacità di intervento delle varie aree provinciali, che questi team di quattro colleghi tutor, conduttori diciamo, dell'area formativa di Polo, si riuniscano e lavorino insieme sul progetto didattico con un team di 12 persone che si trova periodicamente a costruire la didattica dei Poli. Quindi una fase di grande sperimentazione che è partita fine 2008 teoricamente, inizio 2009, e di cui cominciamo a avere adesso qualche risultato. Ecco, per quanto riguarda il piano didattico, noi nel Team 12 di Verona ci siamo orientati a questa filosofia, pensando che il professionista che apprende, cioè l'apprendimento dell'adulto, l'apprendimento significativo, è tale quando si pensa ad un flusso complessivo continuo di formazione, di esperienza e anche di humanities, e che l'apprendimento significativo e la memoria di esso avvengono e possono avvenire solo attraverso una continua, consapevole ristrutturazione del bagaglio concettuale. Questo sembra una cosa facile da dire, ma è molto più difficile da portare nella pratica. Per cui la nostra filosofia è quella di portare la discussione non fuori ma dentro il lavoro, durante l'attività in action, durante le esperienze professionali all'interno dei 3 anni di formazione,
ma anche sull'azione, quindi in aula. La classe è quindi vista come comunità di apprendimento. Questa è una bella parola, ma non è molto facile portarla in pratica. Cioè, un conto è dire c'è una classe di 10 persone, un conto è costruire all'interno di questa classe una sorta di simulazione di quella che è la medicina di gruppo o l'UTAP o una entità di medici che lavorano insieme, che devono quindi avere delle buone relazioni, trovare dei metodi di lavoro, dei metodi di ricerca, dei metodi di realizzazione della formazione continua. Ecco, questa è un po' la filosofia da cui partiamo. Nelle 4.800 ore, 1.600 di attività teoriche e 3.200, adesso forse ho anche sbagliato qualche numero, non pare di no, di attività pratiche, noi puntiamo su seminari e laboratori. E le attività pratiche, come immagino tutte le sedi, su attività tutoriali di medicina generale di età negli ospedali e strutture territoriali. Che differenza vediamo tra seminari e laboratori? I seminari sono sostanzialmente delle attività di studio d'aula individuale o di gruppo a breve durata, orientate ad obiettivi più puntuali, specifici e definiti su argomenti puntuali. I laboratori invece hanno la pretesa di essere delle lunghe esperienze che durano 3 anni, che iniziano e si completano con la realizzazione di progetti e di cambiamenti pesanti, verosimilmente, nella struttura d'apprendimento del singolo individuo. D'attività pratica stiamo tentando a Verona una sperimentazione che va un po' nell'ottica di quello che è stato detto prima. Noi cercheremo, anzi abbiamo iniziato adesso l'ultima parte dei nostri tirocini, dei nostri 3 anni, verrà sperimentata nella 12 mesi di medicina generale la 3 più 3 più 3 più 3, cioè 4 periodi, questo per risolvere il problema di avere, magari con lo stesso tutore o con tutori diversi, più periodi durante tutti i 3 anni di formazione e non avere, come eravamo noi stessi abituati, un periodo iniziale e un periodo finale. Tra l'altro periodo finale dove i ragazzi, i colleghi in formazione, sono molto impegnati nella realizzazione della tesi, del progetto di tesi, che diventa quasi totalizzante. La valutazione curricolare, ecco, il problema della valutazione è un grossissimo problema. Io credo che non vada valutato solo la performance, ma anche il cambiamento relazionale di humanities, di relazioni interne al gruppo, esterne al gruppo, quindi anche la capacità di poter dialogare con gli specialisti in termini relazionali, con i colleghi della medicina di gruppo. Comunque la nostra valutazione fondamentalmente avviene attraverso monitoraggio del curriculum formativo da parte del CS e della classe e una certificazione, questa è in itinere formativa, oltre alle altre cose che vedete qua, e una valutazione certificativa finale ove viene data un documento di valutazione sia del percorso lungo di valutazione di costruzione del progetto di tesi, sia dei percorsi pratici, firmati dai tutor CP singolarmente e poi complessivamente dal CS di classe, sia dall'attività teorica complessiva, in termini anche di presenza di partecipazione, ovviamente che viene attentamente registrata. Più c'è la prova d'esame di finale che conoscete benissimo. Allora, noi in questa situazione dove la Regione Veneto ha avuto un piano regionale triennale dal 2005 al 2008 e poi dal 2008 c'è una sorta di vacanza in attesa del prossimo piano triennale che dovrebbe essere a breve, noi abbiamo lavorato come se questo piano triennale ci fosse ancora, in maniera abbastanza volontaristica, cioè stiamo cercando con molte fatiche ma comunque ragionando di lavorare su riorganizzazione continua del nostro polo, sul core curriculum, sulla tutorship, sulla attività di ricerca in particolare, sull'organizzazione interna e sui link esterni con le altre scuole, col gruppo Giotto, con le possibilità future soprattutto di interagire anche con altre esperienze anche straniere. Per quanto riguarda l'attività di insegnamento, sempre rifacendosi a uno dei punti della vecchio piano triennale, la qualità di docenti, ecco, questa diapo solo per dirvi, qua manca altri, vuol dire 7, che abbiamo circa 87 docenti che riguardano un po' tutte le categorie nei seminari, parlo nelle attività didattiche d'aula, teoriche, che riguardano un po' tutte le categorie di interfaccia interattiva con la medicina territoriale. Le tecniche adoperate stiamo imparando, ma ne stiamo adoperando tante, bene e male, comunque sono un po' tutte queste che vedete, compresa la narrazione, la progettazione dell'audit per la tesi e per imparare a fare audit, l'elaborazione di mappe concettuali utilizzando programmi open online, tutorial,
e anche laboratori di costruzione di strumenti educativi e organizzativi che servono al medico pratico per gestire le situazioni puntiformi che vengono a essere in atto nella medicina di tutti i giorni. Sostanzialmente lavoriamo su tre grossi, oltre che i seminari puntiformi clinici o relazionali, noi lavoriamo su tre aree che chiamiamo laboratori, col concetto che dicevo prima, un laboratorio di ricerca di audit che è orientato già dal primo anno a costruire le basi della ricerca, delle abilità, delle competenze di ricerca, ad arrivare alla fine ad una tesi che non sia una tesi solo per fare la tesi, ma che sia una modalità di apprendimento di una qualità professionale che sarà molto importante nei team di audit, di capacità di fare self-audit. L'altro è quel laboratorio che vi accennavo prima di costruzione dei SOCEB, lasciate, l'acronimo è un po' così, qua in Emilia potrebbe suscitare qualche, se pensavo oggi, comunque vuol dire strumenti operativi e consigli educativi brevi. Ci identifichiamo con gli studenti, gli allievi, mi avete plagiato stamattina, con gli allievi, i nostri tirocinanti, colleghi in formazione, delle situazioni puntiformi in cui è necessario proprio avere strumenti operativi di lavoro o strumenti per la comunicazione breve col paziente che prolunghino la relazione. E i colleghi vanno a identificare con dei criteri condivisi di qualità questi strumenti che poi vengono testati in gruppo e consegnati a tutta la classe come prodotto di lavoro dei 3 anni di corso. Il laboratorio delle competenze relazionali anche lì è seguito longitudinalmente dai nostri esperti. Ecco, una delle cose positive e cose anche negative però. Allora, le attività teoriche. Secondo noi per avere successo nella community di apprendimento è fondamentale la presenza costante di questo team tutoriale, il famoso team 4 di cui vi parlavo prima. In realtà ci siamo riusciti solo in parte, il team 4 è presente abbastanza nel 62% delle attività teoriche. L'interazione attività formativa della scuola con i CP, che sono colleghi ospedalieri però di altro setting, e qua non siamo tanto bravi a Verona, abbiamo tanti CP, coordinatori pratici delle varie aree, ginecologia eccetera, e di cui solo il 21% partecipa ai nostri seminari in maniera attiva. Partecipare ai seminari vuol dire anche interagire con la medicina generale, quindi prendere coscienza del progetto didattico che stiamo facendo. La formazione di nuovi tutor, il rinforzo, la motivazione tutoriale e la formazione continua è un pallino molto, molto pesante. Abbiamo 36 tutor, 30 attivi, siamo in grande difficoltà perché mancano vocazioni e dovremo sicuramente pensare che questa figura che sta a pieno titolo nell'attività professionale, trasmette la ricchezza della cultura, mostra anche la volontà di mostrare la propria pratica, confronta, riflette sulla propria professione, è un anello di congiunzione tra teoria e pratica professionale, ha la responsabilità verso i colleghi in formazione anche nei momenti di entusiasmo e di sconforto che le humanities dei 3 anni di formazione sicuramente portano dentro di sé. E in un setting di cura reso compresso dalla presenza di pazienti costante non è semplice, e vive la mission. Ecco, il 50% dei nostri tutor comunque partecipano attivamente se insegnano all'interno dell'attività didattica teorica. Finisco. La ricerca, ve ne ho parlato prima, cerchiamo di sviluppare un'attività che dura 3 anni e produciamo delle tesi che sono molto orientate, adesso non le tocco, c'è un poster anche fuori, argomenti che sono di assoluta importanza nella interazione tra ospedale e territorio. L'organizzazione, abbiamo criticità che la scuola veneta dovrà superare, l'adeguamento dell'organigramma del dispositivo didattico al bisogno, garantire adeguati supporti amministrativi e organizzativi ai poli, disporre di regolamenti e procedure interne che permettano anche di trasferire competenze e conoscenze da un polo all'altro e risolvere anche problemi di difficoltà di sede di alcuni tirocinanti, adeguare le disponibilità logistiche e permettere lo sviluppo di esperienze. Questo non ve lo spiego ovviamente. Sicuro, grazie, ditemi. Comunque potrebbe essere una bella sintesi perché questo albero, siccome noi pensiamo che costruire un medico di famiglia finito è come far crescere un albero, e l'albero ha tantissime foglie, queste foglie sarebbero da vedere una per una perché riguardano un po' tutte le attività che bene o male cerchiamo di fare per cercare di ottimizzare questo percorso che nasce con quelli con le radici che ci arrivano nell'inizio del primo anno e finisce con la fine. Ecco, questo per tentare di raggiungere lo scopo che è quello di dare dei buoni colleghi, buoni medici al futuro del nostro sistema regionale. Grazie.